Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Jack e benvenuti in Nerd Week. Ma prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale di Screen Week, cliccare sulla campanella per star sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie TV. Prossimamente nelle sale italiane uscirà Captain Marvel, nonché il primo cinecomic Marvel, incentrato sulle vicende di una supereroina. Oggi quindi vi propongo 5 supereroine sia della DC Comics sia della Marvel Comics che secondo me meritano assolutamente una trasposizione su schermo. Partiamo con la DC e direi di parlare di Batgirl. Alcuni di voi mi potranno dire, beh sì, però Batgirl ha già avuto una sua trasposizione. Questo è vero, però vogliamo davvero prendere in considerazione il Batman e Robin del 1997? Secondo me quel film meno lo ricordiamo meglio è, quindi facciamo finta che Batgirl non abbia mai avuto una trasposizione su schermo. E non voglio neanche contare quella Batgirl del 1960 di Adam West, quindi facciamo finta di niente. Esistono differenti versioni di questo personaggio, ma oggi parliamo di Barbara Gordon, che nei fumetti DC è la figlia del commissario Gordon e viene reclutata da Batman appena una ragazza. Il personaggio è stato creato nel 1966, entrando a far parte della Bat Family, quindi facendo coppia con Batman e anche con Robin, il primissimo Robin, Dick Grayson. Restiamo un attimo in casa DC e parlerei di Wonder Girl, alias Donna Troy, nonché la spalla di Wonder Woman. Anche lei proviene da Themyscira e poteri molto simili a quelli di Wonder Woman, forza e resistenza sovrumana, super sensi sviluppati, può volare a velocità del suono ed è abile nei combattimenti corpo a corpo. Però a differenza di Wonder Woman ha due abilità in più, nonché quella di imitare perfettamente le altre voci, cioè le voci delle altre persone, e quella di lanciare dalle proprie mani onde di energia. Tutte queste abilità fanno di lei una delle donne più potenti dei DC Comics. Andiamo adesso invece nel versante Marvel e parliamo di Thor Girl, nonché Taren. Non so come si pronunci. L'ho sempre letto nei fumetti, ma non so la pronuncia esatta, per cui scrivetemelo nei commenti se lo sapete. Molti potrebbero pensare che sia la moglie del dio del tuono, ma non lo è. Anche lei, come Thor, proviene da Asgard ed è considerata dal suo popolo come la designata, un ruolo molto importante per il suo pianeta. Ha poteri molto simili a quelli di Thor ed è talmente forte da poter rivaleggiare contro Odino. Ci sono però due cose molto importanti da sapere su di lei. Innanzitutto, non è una dea in tutto e per tutto come Thor, ma ha acquisito i suoi poteri grazie ad Odino. Infatti, alla morte di quest'ultimo, Thor ritorna ad essere una ragazza normale. L'altra cosa che c'è da sapere su di lei è che in un fumetto molto importante chiamato Secret Invasions è stato scoperto che Thor Girl in verità è una Skrull. Per chi non lo sapesse, gli Skrull sono una razza aliena muta forma e li vedremo presto comparire per la prima volta nel film di Captain Marvel. Adesso ritorniamo un attimo in casa DC e parliamo di Zatanna, nonché un membro molto importante per la Justice League. Zatanna è la figlia del potentissimo mago John Zatara, anche lui membro di vecchia data della Justice League. Viene sempre rappresentata con un vestito classico dell'illusionista, con giacca, canottiera bianca e cappella a cilindro. Ha diversi poteri, tra cui quello di spostare oggetti, farli levitare, farli esplodere. Può teletrasportarsi, leggere la mente, volare, controllare la temperatura atmosferica e vedere la storia di persone e oggetti con un semplice tocco. Tutte queste abilità fanno di lei una grandissima maga, una potentissima maga, nonché uno dei personaggi più forti del DC Universe. Prima di concludere con Zatanna vorrei dirvi qualche curiosità. Nei DC Comics è stato confermato che la sua famiglia ha una lunga discendenza. Difatti tra i suoi antenati abbiamo nomi come Leonardo da Vinci, Nicolas Flamel e Nostradamus. Insomma, una supereroina fortissima, ma anche con una discendenza molto molto particolare. Concludiamo questa classifica con un personaggio direttamente dalle tavole della Marvel Comics, nonché la Gatta Nera. Il suo nome vero è Felicia Hardy ed è un personaggio borderline. A volte si comporta come un villain e a volte come aiutante del nostro caro Spider-Man, con il quale spesso e volentieri ha avuto delle relazioni amorose. Difatti questo personaggio Marvel è ispirato alla celebre Catwoman di casa DC. Una cosa molto comune, dato che le due case fumettistiche si sono spesso copiate vicenda, sapete, la rivalità è normalissimo. La Gatta Nera difatti ha molti punti in comune con Catwoman. Anche lei è una ladra, ha una grande agilità, forza fisica, è un'ottima stratega e combattente, e ha una tuta nera con differenti accessori che le permettono di aumentare la propria forza fisica, ma anche di arrampicarsi con rampini stile Batman. A differenza di Catwoman però, la Gatta Nera per un certo periodo editoriale ha avuto un superpotere, quello di volgere gli eventi a proprio favore. In poche parole, l'abilità del gatto nero, quello di portare sfortuna. Questo potere però ce l'ha avuto in un tempo limitato. Difatti in un fumetto, Doctor Strange, proprio il nostro caro Doctor Strange, gliel'ha tolto. Bene, siamo giunti alla conclusione del video. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia interessato a recuperare certi personaggi che magari non conoscevate affatto. Spero vivamente di vedere queste 5 supereroine trasposte sullo schermo, perché sono personaggi interessanti e davvero molto molto forti. Io sono Jack e mi trovate su YouTube e su Instagram come il canale di Jack, dove parlo di cinema e di serie TV. Noi ci vediamo il prossimo giovedì con un nuovo video di Nerd Week e mi raccomando, statemi bene e fate i bravi. Ciao! What?